Io parlo spesso del fatto che la cucina friulana è nata proprio dalle cucine povere. Oggi infatti useremo le frattaglie. Abbiamo una fila di ingredienti impegnativa, abbiamo le trippe, sale, pepe, vino bianco, olio, limone, mela, cipolla, aglio, ma anche sedano, salvia, rosmarino, maggiorana, timo, qualche foglia di alloro, le carote e un po' di salsa di pomodoro. Essendo frattaglie che vengono trattate chimicamente per una depurazione iniziale, dovremmo farle bollire e togliergli un po', quegli odori che possono rimanere dal lavaggio industriale. Quindi la prima cosa che faremo è fare un mazzolino di timo, maggiorana, qualche foglia di salvia, un rametto di rosmarino e qualche foglia di erba Luisa. L'erba Luisa ha questa fragranza che ricorda un po' il limone, che serve a dare un po' di freschezza appunto a questo momento del lavaggio. Semplicemente con dello spago da cucina, non serve essere degli artisti. Il mazzettino è pronto, quindi cominciamo a profumare l'acqua. Ci mettiamo le erbe. Una cosa che non è così consueta, anche una mela, che serve ad assorbire appunto questo eccesso di odori e residui, così tranquillamente intera, tanto poi la toglieremo. E anche un limone. Io il limone l'ho già lavato e andrò semplicemente a tagliarlo a metà. Anche questo nell'acqua e mi metto i guanti. Quindi l'acqua sta bollendo, abbiamo messo mela, limone, il mazzettino di odori. Possiamo versare le nostre trippe, così, e infine anche qualche foglia di alloro essiccato. Diamo una mescolata, ecco, e lasciamo bollire per 5 minuti. Non serve tanto, è sufficiente questo tempo per togliere appunto questo residuo di chimica che rimane nell'odore delle trippe appena comprate. Sono passati 5 minuti, quindi l'ebollizione è sufficiente per la depurazione. Andiamo semplicemente a scolare. Ecco qua, io continuo a lavorare con la stessa pentola, gli do una semplice sciacquata, così. Ci versiamo un filo d'olio, ci va qualche cucchiaio, non serve tanto. Il trito di verdure che mi sono preparata in anticipo così non vi faccio perdere tempo mentre io trito. In questo trito abbiamo messo sedano, carote e cipolla, ma ci sta molto bene anche il porro. Lasciamo rosolare delicatamente. Io sto lavorando a una media potenza, quindi che voi abbiate il fuoco, l'induzione, considerate una media potenza. Ritorno un attimo alle trippe perché vado a togliere quello che non ci serve. Tolgo il mazzettino delle erbe, toglierò la mela, togliamo anche l'alloro. Ecco qua, abbiamo tolto tutto quello che non serve al nostro piatto finale. E andiamo a rovesciare le trippe nella verdurina che sta rosolando delicatamente. Mescoliamo un po' per far prendere sapore. Sfumiamo con il vino bianco. Aggiungiamo un po' di sale grosso. Io uso il sale grosso nelle lunghe cotture perché comunque c'è tutto il tempo di farlo sciogliere, farlo assorbire dalla pietanza. E aggiungo anche un paio di spicchi d'aglio interi.
di modo che poi prima di servirle potrò toglierli. Quando mettiamo l'aglio nelle pietanze, controlliamo sempre che non abbia l'anima all'interno, perché è quella che poi fa ritornare su nei pensieri l'aglio che eventualmente mangiamo. Così, quindi non lo lascio in camicia perché poi mescolando la pellicina potrebbe rimanermi in giro, insomma, non è una cosa bella poi da ritrovarsi nel piatto, anche se in realtà, visto il tempo di cottura, potrebbe anche sciogliersi tranquillamente. Quindi ci siamo, facciamo un giro di pepe, così, aggiungiamo direttamente anche la salsa di pomodoro, una bella mescolata. Adesso lasciamo cuocere 3 orette, mescolando ogni tanto, controllando, aggiungendo dell'acqua se necessario. Questo tempo non è che serve solo per farle cuocere, fa sì che tutti questi aromi che abbiamo utilizzato si possano amalgamare tra di loro e portarci in tavola un piatto profumato, buono, gustoso, morbido. Poi vedremo che l'ultimo ingrediente che mancherà sarà del formaggio grattugiato da servire sopra. Io le faccio in questo modo. C'è chi le mangia in brodo, c'è chi le mangia con meno sugo di pomodoro, c'è chi le mangia completamente in bianco. Questa è la mia ricetta, speriamo che vi piaccia e fatemelo sapere. Le trippe o trippis parfurlan. Questa ricetta che vi sto lasciando ha delle dosi generose. Per le trippe ci serviranno 4 kg di trippe già lavate, 3 gambi di sedano, delle erbe miste come salvia, rosmarino, timo e eloisa, 2-3 foglie di aloro essiccato, 2 mele, 2 cipolle, 2 carote, un vasetto di salsa di pomodoro, un limone lavato, sale grosso, pepe, 2 spicchi d'aglio, un bicchiere di vino bianco e 5-6 cucchiai di olio. Ben ritrovati! Abbiamo visto gli ingredienti, per voi è stata solo pubblicità, per me sono passate le 3 ore e le trippe sono pronte. Ho aggiunto un po' d'acqua mentre le cucinavo e ho ottenuto questa bella consistenza. L'ospite di oggi arriva un po' in ritardo, è uno chef, quindi è molto impegnato. Aspettiamo un momento che arrivi, le trippe avranno modo di intiepidirsi e ci faremo una bella chiacchierata assieme a lui. Arrivo! Buongiorno Tiziana, Ma grazie di buongiorno! avermi invitato qua nel tuo focolare. Sento un ottimo profumo, ma hai cucinato qualcosa di Sì, particolare? Kevin, grazie a te per essere qui intanto. Ti porto subito ai fornelli a vedere un piatto della tradizione che ho cucinato per Ottimo. te. Vieni! Allora, Kevin, io quando ti ho invitato ti ho pensato, ho guardato un po' la tua storia, tutti i tuoi successi, sei un cuoco innovativo, indiscutibilmente. Ti ringrazio per queste bellissime parole, iniziamo già bene. Oh, ok, e sei un cuoco internazionale a questo punto, adesso ne parleremo. Sì, diciamo che mi piace un po' l'innovazione e fare conoscere un po' i nostri prodotti, ma poi dopo ti svelerò qualche cosa. Ok. Ecco, a me anche i telespettatori. Allora, visto che tu sei tanto in giro per il mondo, sei innovativo, ti ho preparato una cosa di casa, le trippe. Questo è uno dei miei piatti preferiti, Tiziana. Ottimo. Sono fatte proprio bene anche. Ok, grazie. Andiamo a fare la chiacchierata. Volentieri. Allora, Kevin, io, come per anche altri ospiti, ho dovuto stamparmi un foglio perché tu sei un friulano doc, Sì. nato e cresciuto in Friuli, ma hai ampiamente valicato i confini nazionali con la tua professionalità e stai portando il Friuli nel mondo.
Sì, sto portando il Friuli nel mondo perché io credo tantissimo in questa regione, credo in tantissimo in questi prodotti che noi abbiamo qua, che tu valorizzi in cucina come le trippe, insomma il musetto, queste cose qua tipiche proprio friulane. Io però ho pensato che bisogna fare un po' di innovazione, no? E quindi cercare di portare qualche prodotto all'estero, farlo conoscere e vedere come gli altri possono usare i nostri prodotti. E così è stato. Sono partito 3-4 anni fa, ho portato il prosciutto San Daniele a Londra e ho fatto della carbonara con il crudo. Super. I romani non mi hanno apprezzato moltissimo, però tutto sommato è andata abbastanza bene. E quindi adesso continuo, ero di recente a Londra per fare la fiera Bella Vita con un'altra grande eccellenza del nostro territorio, che è la cettaia Midolini, che ricordiamo che è la cettaia più grande al mondo. Più grande al È la mondo, più grande al mondo, sì, sì. con più di 2.800 botti, adesso se non erro. E quindi sono stato contento perché anche lì gli inglesi hanno potuto apprezzare un'altra nostra eccellenza e far conoscere questo prodotto. Credo nel progetto Friuli Venezia Giulia, credo nel progetto Io sono FVG, di cui anche faccio parte, e valorizzare i nostri prodotti è una cosa bellissima, perché poi sai, tu riesci a valorizzarli qua in cucina, io magari li faccio conoscere e ci sono degli abbinamenti un po' belli e difficoltosi negli altri paesi che comunque non hanno mai conosciuto questi prodotti. Certo, come da noi è arrivata la cucina orientale, ci sono Esatto. tanti posti dove si mangia orientale molto bene, anche a Udine, e tu stai portando il Friuli oltre confine. Scusa che ti chiedo, questo sogno di fare lo chef in maniera innovativa e internazionale è un sogno che tu avevi da bambino, è una strada che hai intrapreso da piccolo o è stata un'illuminazione strada facendo? Guarda, io sono sincero, io sono partito che ho fatto la scuola di panetteria e pasticceria Cividale, al Civiform. E dopo però ho fatto lo stage alla Dimorette e ho fatto lo stage con Marco Coccolo, che è lo chef dell'Ancona 2 adesso. E lui mi ha fatto cambiare idea, cioè nel senso mi ha portato nella cucina, mi ha fatto crescere in cucina. Quindi stavo dicendo che è difficoltoso anche come mestiere e vedo anche che i ragazzi al giorno d'oggi fanno molta difficoltà ad entrare nel mondo della cucina, perché ci sono tante altre vie più semplici e meno difficoltose rispetto a quello che era già una volta. Io credo che adesso dobbiamo tornare a portare i ragazzi in questa direzione, bisogna che i docenti siano molto ferrei e tornare a appassionare i ragazzi. È vero che io adesso mi sono lanciato un po' sotto l'aspetto della televisione, sotto l'aspetto delle videoricette e quant'altro, ma è una cosa che piace a me. Piace, mi riesce bene, piaccio alle persone fortunatamente e quindi continuo su questo ambito. Però per arrivare qui sono passato comunque in cucina, ho lavorato in vari posti, ho fatto un'esperienza all'estero, ho cercato di migliorarmi, poi ho scelto la mia via, come ognuno sceglie la propria. La via della telecamera mi piace, la via della valorizzazione del prodotto nostro bisogna uscire, qua lo conosciamo quasi tutti, se lo portiamo all'esterno bisogna farlo conoscere e io ho la capacità fortunatamente di stare sia dietro i fornelli sia da stare davanti alla telecamera, quindi abbino i due e cerco di dare una possibilità agli altri e vedere come nasce un prodotto, come viene valorizzato. E quindi questo mio portare all'esterno il prodotto mi ha dato la possibilità di vedere altre cose e dare la possibilità anche agli altri di seguire la mia modalità di cucina e la mia modalità di valorizzare il prodotto. Guarda Kevin, io mi ero fatta così una bozza di alcune domande che volevo farti. In realtà adesso hai detto delle cose che per me sono proprio belle e importanti. Hai parlato di fare la gavetta per emergere, per poi aprirsi delle strade. Ed è un messaggio che mi piace molto proprio per i ragazzi di oggi, perché vedo spesso, io frequento ragazzi perché ho nipoti, insomma.
e quindi vivo un po' gli adolescenti e vedo che tendenzialmente, non facciamo di tutto un'erba un Certo. fascio, cercano vie facili. Mentre tu invece sei la dimostrazione che con una buona preparazione, la gavetta, poi ti apri come strada quella che proprio ti piace. E quindi mi viene spontaneo chiederti, a questo punto, scuola di panificazione, gavetta comunque importante perché mi hai fatto dei Certo. nomi veramente molto belli del territorio, ti piace di più? La parte dove puoi esprimerti davanti alle telecamere o la parte dietro la cucina, come hai detto Guarda, oggi come oggi ti dico che mi piace molto di più essere davanti a una telecamera, mi piace di più far vedere come riesco a fare, come riesco a valorizzare, mi piace proprio anche il contatto che c'è tra me e la telecamera, per dire che ci stiamo riprendendo. sì. Fa un po' parte di quello che è la mia espressione di far conoscere le mie doti, le mie qualità. Chiaro che non, bisogna anche continuare sotto il lato del dietro, cioè nel Del senso, dietro. bisogna anche aggiornarsi e cercare di continuare comunque ad avere una manualità, perché chiaramente è vero che usare la propria immagine davanti alla telecamera è utile e anche per far spiegare, però bisogna sempre farlo vedere, cioè nel senso, Certo, quindi se ho messo nell'immagine comunque devo usarlo, ecco, quindi non bisogna mai perdere quel quello, quindi l'unione delle due, insomma, è la cosa più bella perché ti dà modo di esprimerti anche manualmente in Certo, cucina. sarei ipocrita a dirti non mi piace stare dietro la cucina e lavorare solo in cucina, la telecamera è una cosa in più. No, No. non fa parte di me, cioè nel senso a me piace proprio questo. Sarebbe anche poco credibile visto che sei andato anche a Striscia la notizia. Sì, sono andato a Striscia Notizia, ho fatto Cuochi d'Italia, ho fatto Sky UK, London Television. Ne ho un po' che fortunatamente mi piace proprio mettermi a disposizione anche delle televisioni che hanno la voglia di credere nel mio progetto. Io in tutte le trasmissioni che ho fatto porto sempre il prodotto friulano, quindi io ci credo, vedo che ci sono tanti risultati e quindi tante aziende che mi contattano per cercare di trovare un nesso col loro prodotto e quindi io sono molto contento. Ottimo, bello, bella questa cosa, mi piace molto. Mi piace il fatto che, sai, io sono molto legata alla friulanità in generale, alle tradizioni, ai miti, alle leggende che abbiamo nel nostro territorio, oltre che ai prodotti, che però per essere valorizzati al meglio hanno bisogno di una professionalità come la tua. In tutto questo parlare di ragazzi, futuro, lavoro, eccetera, trovare la propria strada, posso dire che sei neopapà. Sì, sono neopapà da circa 20 giorni più o meno. È stata una bella emozione, Sì. Elettra, particolare chiaramente. È la prima, si chiama Elettra. bello, È un nome complimenti. innovativo, però storico. Ti cambia la vita sicuramente in meglio e ti dà la possibilità comunque di tornare indietro nel tempo. E comunque fra un po' inizierò a fare le pappe, quindi Ti brillano gli occhi in a questo preparare diverse momento. cose, magari con un po' meno frivolità, perché siamo all'inizio, però insomma è stata Bene, un'emozione unica, sì. ma comunque insomma in Friuli abbiamo tantissimo chilometro zero, quindi saprai fare delle pappe Sì, meravigliosamente assolutamente sì, anche buone. perché il Friuli abbiamo tante anche frutta, verdura, questa cosa qua a chilometro zero che i bambini neonati dopo quando iniziano un po' lo svezzamento, insomma così, tra un paio di mesi l'adopererò sicuramente. Benissimo, senti una cosa, io come ho detto ti brillano gli occhi in questo momento, no? A parlare di Elettra, della tua bambina, tra Elettra e Peperoncino Rosso, quindi due eventi importantissimi nella tua vita, quali emozioni? Sai, Elettra è stata desiderata, cercata, voluta e quindi mi ha reso felice e mi ha cambiato completamente la vita. Peperoncino Rosso, è una chicca del mio lavoro, nel senso che è stata una targa, un'emozione,
una certificazione proprio di quello che ho cercato e ho voluto. E speriamo, incrociamo le dita che anche quest'anno riesca a prendere la targa, e sarebbe per il terzo anno consecutivo. Quindi sono molto felice, è una guida prestigiosa, è una guida che comunque segue i personaggi del proprio territorio e quindi mi fa un enorme piacere aver ricevuto questa targa e questa onorificenza, ecco, chiamiamo così. Ottimo. Kevin, il tempo, sai, un po' tiranno. Mi piacerebbe riaverti sicuramente, parlare un po' di più. Assolutamente Io sì. approfitto per fare le congratulazioni a tua moglie, quindi spero che ci stia guardando Grazie. e le faccio le congratulazioni per questa piccolina, per questa lettera appena arrivata. Tanti complimenti a te, non solo per... Io ti conoscevo come chef, non sapevo che dietro ci fosse anche tutta questa bella filosofia. Grazie tantissimo per essere stato con noi. Grazie mille a voi e spero di tornare qua in questa bellissima trasmissione. Magari un giorno mi metto io ai fornelli e tu mi guardi. Esatto, quindi sai che adesso ti tocca un attimo solo l'ultima cosa, l'assaggio. Perfetto. Oh, bene, vedo dosi generose. Sono proprio buoni. Ottimo. Anche oggi l'ospite è contento, lo lasciamo mangiare tranquillamente. Ci vediamo alla prossima puntata. Maman et Ignissi Cont. Mercedes, che si tacca?